Signore e signori, buongiorno a tutti e bentornati sul mio canale. Io sono Lessie e come potrete capire da questa fantastica inquadratura oggi andiamo a fare qualcosa di un po' di diverso dal solito, nel senso che ho deciso di unire l'utile e il dilettevole, andare un po' a disegnare e contemporaneamente affrontare un tema che magari è un po' difficile, magari no, tra l'altro oggi dovrete dare per scontato che sono io, insomma dovrete credermi un po' sulla fiducia e riconoscendo magari la mia voce o riconoscendo le mie virgolette abilità nel disegno per vedere se sono io oppure se sto imbrogliando e sto mettendo qualcun altro al mio posto. L'argomento che volevo affrontare oggi c'entra un po' con quello che andiamo a fare, perché riprende un video che ho visto di una youtuber che seguo che si chiama Becky. E tra l'altro, scusate, stavo notando, mi è stato chiesto di fare questo disegno per un bimbo e sul suo diario dei ricordi, che è una cosa che mi piace tantissimo, e ho postato un paio di disegni che ho fatto sui diari dei ricordi di qualcun altro, perché continuano a chiedermi la nostra cosa, hanno scoperto che so disegnare, per cui continuano a chiedermi questi disegni sui diari dei ricordi. Questo diario dei ricordi però mi piace in maniera particolare perché è il diario delle formichine di Fabio Vettori. Tra l'altro notiamo qua queste fantastiche stelle alpine, per cui è proprio approvato per il mio video, grazie Giancarlo. Fabio Vettori, nel caso qualcuno non lo conoscesse, è un artista trentino che è riuscito a trasformare queste formichine e quindi la sua arte in un'azienda relativamente importante, nel senso che, come si diceva, riesce a vendere in tutta Italia e ha prodotti di ogni genere, quindi dalle stampe e alle collanine, ho visto anche le magliette, quindi praticamente l'immagine della sua formica, la sua icona della formica, è riuscita a portarla un po' dappertutto. E la cosa che mi piace particolarmente è che appunto, ah guarda qua, disegno Fabio Vettori, c'è anche l'autografo, quindi ha incontrato direttamente Fabio Vettori, e queste adorabili formichine sono riuscite appunto, è riuscito a venderle un po' dappertutto e a portarle in giro per tutta Italia. E l'ho conosciuto perché ho seguito una sua conferenza qualche tempo fa, in cui appunto parlava della sua azienda, di come l'ha creata, di come l'ha esportata, e raccontando appunto le sue prime esperienze un po' nel mondo, in questo mondo dell'arte e nel mondo dell'impresa alla fine, perché ha creato con queste formichine un'azienda che parlava delle, cioè che alla fine vende le sue formichine, vende le sue creazioni. Quindi diciamo che è un personaggio che mi ha colpito per il suo essere alla mano, nonostante abbia avuto un successo sensazionale, secondo me molto grosso, soprattutto rispetto all'ambito in cui va a presentarsi, nel senso che soprattutto al giorno d'oggi l'ambito prettamente artistico è qualcosa di molto difficile in cui entrare, molto difficile in cui a parte sfondare, ma anche riuscire a guadagnare abbastanza da poter trasformare, diciamo, una passione in lavoro, che poi da artista e da persona che ha diversi amici artisti è una cosa che sento molto e sulla quale discuto molto appunto con la gente che conosco. Ma non era questo l'argomento del video che volevo affrontare oggi. Quanto andare a parlare di un argomento che mi è stato, diciamo, suggerito per vie traverse, nel senso che mi è stato suggerito attraverso un video che ho visto, che mi ha particolarmente colpita, di una youtuber inglese che seguo, che, di cui probabilmente ho già parlato, che si chiama Becky, che è molto giovane. Lei ha avuto successo grazie a un suo video che è diventato virale, in cui lei cantava, ballava, non ricordo adesso, su una canzone giapponese. Dopo questa cosa ha avuto successo, quindi è andata in Giappone, è entrata quindi in questo mondo delle idol giapponesi, e quindi una sorta di figura televisiva e molto seguita, molto amata, e per cui ha avuto il suo successo in quell'ambito. E questo quando era molto giovane, che aveva 13 o 14 anni. Poi crescendo lei ha continuato con il suo canale, che è stata la ragione per cui è stata scoperta, è diventata famosa, e ha continuato a tenerlo aperto. E mi sono resa conto che più si va avanti col tempo, più si va avanti con gli anni, e cambia un po' anche il suo stile, e lo trovo molto più maturo, e addirittura molto maturo per la sua età, quindi nonostante sia molto più giovane di me, ha degli spunti veramente interessanti che mi piace seguire. E uno di questi spunti, quindi quello dell'altro giorno, che ha fatto riflettere anche me, è questa questione. Lei diceva: a volte ho la sensazione di fare video per un robot.
Swift e l'argomentava dicendo che tutte le volte che fa un video c'è sempre questa tendenza a cercare di farlo arrivare a più persone possibile, quindi cercare di sfruttare i vari algoritmi. Lei parlava di YouTube, ma diceva che è la stessa questione anche per dei social come ad esempio Facebook, e quindi quello che cerca di fare, che cerchiamo un po' tutti di fare, è renderlo il più visibile possibile. Per renderlo il più visibile possibile però diventa un po' disumanizzato, nel senso che non si fa più quello che può essere piacevole per un essere umano, ma quello che può catturare l'occhio, a parte i clickbait. Erano due discorsi in realtà che faceva, cioè il primo diceva che, come tantissimi siti, ad esempio possiamo parlare anche di eBay, di Amazon, iniziano a mettere gli oggetti in vendita con dei nomi che non sono nomi che attribuiremo all'oggetto. Ad esempio, parlava di una maglia e non viene pubblicizzata come maglia rosa a fiorellini, per dire, ma si mettono tutte le chiavi di ricerca che possono catturare l'attenzione, quindi va bene maglia, però ci sarà anche rosa, fiore, scollata, sexy, moda, fashion e cose del genere tutte insieme, che fanno dire a un essere umano: questa non è una parola, questo non è un termine, questo è un modo per catturare l'attenzione del motore di ricerca. Sto inserendo sostanzialmente nel nome dell'oggetto delle chiavi di ricerca che poi lo porteranno a risultare appunto nelle ricerche di chi può essere interessato a qualcosa del genere, ma non è per l'utente finale che vado a fare una cosa del genere, quanto appunto per il bot, per l'algoritmo alla fine. E quindi disumanizza un po' tutto il processo creativo. Contemporaneamente sapete che io prendo sempre spunti da fonti diverse. Stavo guardando un video di Maccialatte, che è una grossa youtuber italiana che parla di viaggi, ha parlato anche lei di Giappone anni fa, e adesso appunto ultimamente i suoi ultimi video erano di viaggi. E anche lei ha un grosso canale, diceva che ha smesso ultimamente di fare video perché anche lei li sentiva, a parte che era un momento un po' difficile, quindi non se la sentiva, ma mi sembra che tutti gli youtuber prima o poi passino per questa fase in cui non sanno più cosa creare. E credo che si ricolleghi appunto al discorso che faceva Becky nel momento in cui andiamo a parlare di un video fatto per soddisfare una piattaforma, fatto per soddisfare un algoritmo, perché il video in generale su YouTube, ma come il post su Facebook, quindi proprio è un discorso che si può fare in generale sui social, parliamo anche di Instagram perché è lo stesso discorso, e un post che viene fatto sui social ha successo nel momento in cui riesce a catturare, riesce a essere preso da questo algoritmo. E quindi anche Maccialatte faceva questo discorso in cui spiegava che lei aveva provato a creare qualcosa di nuovo, a inventare, a portare avanti il proprio canale, quando si è resa conto che i video che faceva non avevano poi il successo che lei si aspettava e il successo di cui aveva bisogno per sentirsi realizzata e riuscire a portare avanti le cose. Poi lei ammetteva: è una questione mia, faccio un po' difficoltà in quanto avendo una bassa autostima e dipendo molto dall'approvazione dell'utente. E quindi c'era rimasta male quando, dopo che ha detto che intendeva sospendere il suo corso di giapponese, tante persone si fossero disiscritte. E questa è una cosa che noto anch'io sul mio canale, cioè che tantissime persone sono qui esclusivamente, nel mio caso, per il corso di tedesco oppure per i video sulla Germania. Tanto che mi è successo magari a volte di commenti sotto i miei video, gente che mi dicesse: guarda, io sono qui per la Germania, quando parli di altre cose veramente potresti risparmiartele perché non ti si può sentire, e a parte la maleducazione di un discorso del genere. Però in quel caso mi dispiace, è un problema vostro, nel senso che io, come l'ho detto più volte, questo è il mio canale, è il canale che uso per esprimermi, e io non sono un corso di tedesco, anche perché non ho proprio gli strumenti, non ho le capacità per fare l'insegnante di tedesco, quindi non sono un insegnante di tedesco e non sono l'ufficio informazioni a proposito della Germania, perché essendo due temi che attirano di più verso il mio canale, sono anche due temi su cui vengo sottoposta più spesso a domande. E ad esempio anche sulla Germania c'è gente che mi arriva qua e mi chiede spesso: ma quanto guadagna un operaio nel paese tal dei tali? Non lo so, non sono, ripeto, un ufficio informazioni,
sulla Germania, e talvolta sono talmente tante le domande relative appunto a questo argomento che io mi tiro un po' indietro, perché mi dico ho capito che siete arrivati sul mio canale per questo, però prendete atto del fatto che questo è un canale in cui io parlo delle mie esperienze e non ho proprio i titoli, non ho le competenze per andare ad analizzare magari l'argomento che vi interessa da un punto di vista più tecnico, e soprattutto quando vengo contestata perché faccio video su argomenti diversi, non sta scritto da nessuna parte che questo è un canale sulla Germania, per cui se voi siete qui esclusivamente per la Germania, lo capisco, va bene, però questa qua è una vostra aspettativa, quella di trovare un canale esclusivamente sulla Germania. Se un altro tipo di contenuto non vi interessa, ci sono diverse cose che potete fare, non seguire il mio canale, semplicemente non guardare quello specifico video che non vi interessa. Se ad esempio video come questi disegno, che a me piacciono anche perché mi piace cambiare e ho bisogno di cambiare, perché essendo un essere umano lo noto proprio in generale su diversi canali YouTube, che puntualmente lo youtuber di turno arriva a un certo momento che fa questo video dove dice: scusate, non ce la faccio più, ho bisogno di cambiare un po' i temi, ho pensato di rivoluzionare il mio canale in questo modo, con sotto tutte le risposte degli utenti più o meno felici di questa cosa. Però io credo che sia un diritto sacrosanto delle persone che magari nel momento in cui YouTube è una professione, quindi è chiaro che ci sia anche una professionalità diversa da quel punto di vista, cioè io sono YouTuber, produco contenuti per questa piattaforma, il mio pubblico vuole vedere quello, io produco il programma che interessa al mio pubblico. Però nel momento in cui YouTube non è la tua professione e la fai come un hobby, come nel mio caso, penso che tu abbia tutto lo sacrosanto diritto di decidere da un giorno all'altro: non voglio più parlare di magari Germania, cosa che non sto dicendo che farò, nel senso che è un argomento che mi piace, mi interessa, mi piace soprattutto il fatto che mi vengano fatte tante domande a proposito, per cui nel momento in cui ho una domanda rispondo volentieri facendo un video. Però se un giorno mi stufassi di farlo, credo che non abbiate nessun diritto di dirmi no, non lo puoi fare, perché questo qua alla fine è un prodotto mio, un qualcosa che io decido di diffondere pubblicamente e che, come si diceva, nasce dalle mie esperienze e da quello che ho voglia di trasmettere. Poi chiaramente mi rendo conto perfettamente anch'io che se mi metto a fare un video di un tipo come questi di arte, o se mi metto a parlare di argomenti tipo tecnologia che interessano, sono molto di nicchia, e credo che in quel caso per avere successo bisognerebbe essere proprio un canale specifico che riesce a formare il suo pubblico su quell'argomento, e in caso contrario è proprio difficile riuscire a portare il proprio contenuto e farlo apprezzare dai propri utenti, perché come nel mio caso, che la gente si iscrive per un tema solo, è interessata a quel tema, e forse un po' si sente anche, non lo so, io a un certo punto mi sento un po' sfruttata, ed è la ragione per cui non faccio solo esclusivamente video di tedesco, perché sento che la gente è qui perché ha bisogno di quello e vuole quello, e che non le interessi particolarmente chi sono io come persona o le mie idee o chissà cos'altro, e ha solo in mente di andare magari in Germania e ha bisogno di qualcuno che gli dica come si fa, che ci può stare, però non è quello che io ho voglia di dare. E quindi credo che alla fine chi può decidere è chi crea il contenuto, anche perché nel momento in cui chi crea decide come impostare il proprio canale, riesce anche a metterci più entusiasmo e forse riesce anche a catturare la gente su argomenti che non sarebbero il suo diretto interesse. Infatti anche nel mio caso mi è successo alcune volte e mi ha fatto estremamente piacere che ci fosse gente che mi diceva: guarda, questo argomento non me ne potrebbe fregare di meno, ma come lo affronti tu? Sei talmente entusiasta di raccontarlo che comincio a appassionarmi anch'io, e questa secondo me è una cosa meravigliosa da dire, è un complimento splendido, perché ti dice che sei in grado di trasmettere qualcosa di estremamente positivo. Infatti è una cosa che continuo a sottolineare, perché proprio mi piace, mi dicono che riesco a trasmettere gioia di vivere, e credo che sia una dote rara, è una cosa splendida, un regalo bellissimo da fare a un'altra persona. Quindi
Grazie per i vostri complimenti e sono felice se riesco a tirarvi un po' su di morale. Detto questo, io piano piano andrei a concludere, perché altrimenti questo video veramente diventa una cosa eterna. Tra l'altro so già che dovrò tagliare tutti questi disegni colori vari, perché in genere il mio parlato è molto più ridotto rispetto al tempo che impiego effettivamente a fare questi disegni, perché nonostante siano cose molto semplici prendono veramente tantissimo tempo. Però fa sempre piacere quando questi bambini, che sono veramente adorabili, ti chiedono di fare una cosa del genere. Come si diceva, io appunto vado a concludere. Se il video non vi è piaciuto, pollice in giù. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, e in entrambi i casi fatemi sapere perché. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un altro video, cambieremo chiaramente argomento, non parleremo di argomenti così random, torneremo ad affrontare uno dei temi del mio canale, quindi parleremo di attualità, parleremo di Trentino, parleremo di Germania, faremo un corso di tedesco. Adesso non so bene quale dei vari temi andrò a scegliere, però sapete che alla fine quelli che girano tornano. Ah, dimenticavo la fantascienza, e comunque i temi sono sempre questi. Se questi sono temi che vi possono interessare, vi consiglio di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina o di tornare a trovarmi almeno una volta al mese per trovare sicuramente l'argomento che vi interessa con un nuovo video. Nel frattempo auguro a tutti una buona giornata.